Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto colpo di scena, ex protagonista di Uomini e Donne dopo l'addio alla tronista sarebbe pronto a convolare a nozze. In queste ore in rete è circolata una notizia che sa davvero di clamoroso. A riportare lo scoop la blogger Deianera Marzano che attraverso il suo profilo social fa sapere che un ex protagonista del Trono Classico presto potrebbe convolare a nozze. Fin qui nulla di strano, se non si trattasse di un ragazzo che fino a pochi mesi fa ha sempre ammesso di amare per l'appunto la sua ex fiamma conosciuta negli studi di Uomini e Donne. La loro relazione c'è da dire che è durata pochissimo per motivi fino ad oggi mai chiariti. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta appunto ex di Uomini e Donne pronta a convolare a nozze, l'indiscrezione. Deianera Marzano ha lanciato una notizia bomba. La blogger ha fatto sapere che un protagonista del Trono Classico a breve potrebbe convolare a nozze. Si tratta di un ragazzo che fino a pochi mesi fa piangeva per l'ex tronista di Uomini e Donne. Un vero e proprio colpo di scena per i fan del programma che sicuramente non sono a conoscenza nemmeno della nuova fiamma del ragazzo. Per chi non lo avesse capito stiamo parlando dell'ex fidanzato di Nicole Santinelli, ovvero, Carlo Alberto Mancini. Punto e bene, il giovane sembra aver voltato pagina, dopo la delusione presa dalla bionda. Deianera riferisce ai fan che da tempo Mancini si è fidanzato facendo coppia con Federica Proia. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero pronti per la convivenza e anche per le possibili nozze. Per chi non avesse capito chi fosse la sua ragazza, Federica è stata un'ex corteggiatrice di Luca Daffré e sempre come riporta la Marzano pare che lei e Carlo avrebbero iniziato a frequentarsi mentre il ragazzo corteggiava Nicole. Sempre la blogger conclude riferendo che Mancini, se ciò fosse vero, sarebbe stato sempre una persona falsa, prendendo in giro sia la tronista all'epoca ma anche la stessa redazione. Carlo durante il suo percorso a Uomini e Donne si è sempre dichiarato interessato alla Santinelli. La loro storia però è durata poco meno di un mese ma ha fatto molto discutere. Perché solo pochi giorni prima dall'addio i due erano stati ospitati da Silvia Toffanina Verissimo e si erano detto innamorati e felici. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.